Dai, muoviti! Io non ce la faccio più, l'ho appena licenziato, lo sai. Hai fatto bene. Cosa faccio? Lo riassumo? Sì, dai, ti riassumo come è. Okay. Dai, ti riassume lui, perché dai, sennò avrei fatto. Diciamo di aver riassunto Ronny. È riassunto, ufficialmente. Grazie, io sono commosso. Guarda quasi. Che piange, sta piangendo, guarda, è commosso. È commosso. Ma non grazie, Iane. Non possiamo fare una cosa seria? Andiamo avanti con Davidone Forec, che anche è andato forte poi. Alla fine è tutto dentro. C'è un po' di casino. Però. Dai, raccontaci un po' le tue manche. La prima ieri. Ho fatto un quinto, un sesto e l'ultimo manche. È successo un po'. Un po' di patatrack. Domani però comunque dovrei partire, credo almeno quinto, comunque quinto. Massimo sesto, ma credo quinto. Vediamo. No, manca un po' di grip da trovare, un po' ancora di bilanciamento, perché onestamente credo motoristicamente siamo comunque a posto. E da trovare un po', diciamo, da parte mia ancora un po' di grip sul telaio, perché non siamo ancora a posto per poter, diciamo, contrastare secondo me gli entrati da davanti. E vedo bene, vabbè, li vedo bene, vedo visto molto bene anche Marco l'ultimo match, anche se però non sono forse i più veloci in questo. Sì, io vedo bene in tre, perlomeno. Dei tre lì davanti, Nato, Iglesias, Bass, Lamas. Iglesias, tra Iglesias e Lamas. È una bella. Una bella guerra. Forse Iglesias c'è un colpo in sospeso, vediamo domani. Cosa succede? Allora, speriamo domani mattina warm up, e anche se è presto di trovare un po' di. Dobbiamo provare delle cose diverse. Un altro motorino diverso. E metterci un po' dal mio. Riuscire a fare qualche cosina in più non è facile, perché la pista scivola molto, c'è chi riesce ad adattarsi un po' meglio in quelle condizioni qua. Io non trovo scusante, ma non è mai stato lì a forte nelle piste, diciamo, ghiaccio un po' scivolose così. Sono già contento di essere lì, sicuramente la gara si vede che c'è un po' di casino, ci sono un po' di toccato un po' di troppo, ci sono un po', c'è gente un po' nervosa, insomma una gara un po' particolare. Però comunque sicuramente sono soddisfatto dall'onestà che sia. Bisogna comunque pensare che per poter vincere non è, comunque per poter stare per i 2-3 non è abbastanza, quindi domani bisogna fare sicuramente qualcosa di in più per poter pensare in grande, quindi vediamo domani mattina.